Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. La Regulation F è stata ufficialmente annunciata il giorno di Natale e allora questo significa che possiamo sbizzarrirci con tutti i tech, soprattutto sui paradossi che sono sicuramente quella materia un po' più oscura da dover sviscerare insieme. Prima di partire con il nostro primo furia tonante, il Raging Bolt, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete con i vostri amici magari questi video se non conoscono il canale. È il modo migliore, più sincero per aiutarci a crescere, magari perché non a raggiungere questi 100k. Nonché venite anche a fare un saltino, ore 18, anche oggi durante le festività natalizie, su quello viola, laddove nello specifico il 27 di dicembre oggi andremo a team buildare il nostro primo team live su Francesco Pardini VGC. Detto questo, Regi Bolt, cari amici, è la manna dal cielo per un metagame che vuole cambiare rotta rispetto a Tornado Urshifu. È un po' la speranza, l'ultima forse, chissà, speranza per riuscire a battere quel connubio che ha un po' monopolizzato la Regulation D e anche la Regulation E, ossia, come stavamo dicendo, proprio il Surging Strikes, Sortorain, Contornados, Black Queen Storm. Qui Raging Bolt è semplicemente perfetto. Per chi avesse anche seguito la live di analisi che abbiamo fatto insieme a Cugna, se non l'avete seguita andate sul canale dei ricaricamenti, sempre qua su YouTube, Francesco Pardini Live, troverete un mondo di live gratuite ricaricate, appunto nello specifico troverete anche quella live là, quindi potrete rivedere nella sua interezza tutto il ragionamento sul meta che avevamo fatto, perché Drago Elettro è esattamente quello che serve per reggere acqua e per reggere volante di Tornadus. Ma facciamo un passettino indietro e andiamo ad analizzarlo nel suo complesso a 360 gradi. Tipo elettro drago, come detto, statistiche ottime, 125 di statistica base in PS rappresentano veramente un ottimo modo di poter tankare tante belle cose, 73 in attacco, è inutilizzato, non ce ne frega niente, 91 che con 125 in PS è una buona, anche qua un buon equilibrio difensivo, 137 in attacco speciale, 89 in difesa speciale, idem con patate per il ragionamento che abbiamo fatto con la difesa fisica, e 75 in velocità. Non è un Pokémon veloce, ma non è un Pokémon neanche lento, e questo ci permetterà, vedrete anche soprattutto nelle build che poi andremo a fare successivamente, ma anche in questa, di potercelo giocare anche, perché no, sotto Tailwind per andare a vincere un po' quelle velocità che possono essere utili per raggiungere soglie tali da poter superare determinati Pokémon abbastanza signature del metagame. Detto questo, allora, una prima proposta che vi faccio, ovviamente per quanto riguarda le mosse, consta di Thunderclap, in italiano Saetta, il Sucker Punch di tipo elettro speciale, una mossa da 70 che va in priorità se l'avversario ha attaccato, ha usato una mossa di attacco e non una mossa di supporto in quel turno là. Voi capite che questo in lead contro Urshifu Tornadus, ambedue peraltro deboli a elettro e che ambedue vengono giù da Saetta, perché 70 su un Pokémon che ha 137 attacco speciale e tanta robina, costringono o l'Urshifu a doversi cambiare e quindi di abiti e di terra, diventare un Urshifu che non può più essere giocato terra water o deve tornare a essere giocato Sash, insomma va a perdere potenziale perché o perde la terra water o perde il Mystic Water, l'acqua magica, insomma tutto quello che gli garantiva veramente di diventare sbroccato anche in maniera non molto efficace sotto Rain, terrato water con Mystic Water di Surging Strike su praticamente tutto il creato, oppure banalmente venire giù. Questa è veramente questo Pokémon qua con questa tipologia e soprattutto anche con questa mossa che fa sì che si vada oltre quella che potesse essere anche una speed control degli avversari, che chiaramente arriverà contornando su una Tailwind, è ottimo. Fulmine, perché non ci si vuole affidare soltanto a una mossa che va a segno se l'avversario attacca, ma si vuole anche in determinati casi, a maggior ragione quando si ha la possibilità di poter attaccare per primo a prescindere un
bel fulminazzo Meteor, perché comunque la Draco Meteor, il bolide, fa male, e è anche una buona coverage tutto sommato Elettro Drago, e una protezione per comunque andarci a proteggere. Io qua come strumento in questo primo set vi ho messo il Booster Energy, così che noi ci andiamo ad aumentare come se avessimo la Life Orb, no, in maniera occulta, quantomeno anche solo per l'utilizzo della prima volta che sta in campo, perché ricordatevi, se switchate e rientrate Booster Energy ve lo siete già giocati, ma comunque poi picchia forte uguale, avete un signor Regime Bolt che smenazza veramente duro. Come Tera qui dipende molto dal team. Diciamo che ci sono varie Tera. La Tera Poison potrebbe essere valida per un Pokémon che è Drago, sì, però è un Pokémon anche letto, quindi rimanere debole a terra non è che mi faccia particolarmente impazzire. In questo set io opto per la Tera Elettro per fare proprio male, perché tanto alla fine della fiera Hall Boost Energy, Thunderclap, Thunderbolt, secondo me ci può anche stare una Tera Elettro. Però ripeto, mai come per altri Pokémon, qua la Tera dipende molto anche da quelli che sono i compagni. Andiamo a vedere, e a maggior ragione, questo concetto in un altro set. Un'altra interpretazione che possiamo dare a questo Pokémon è un'interpretazione più setappante, con Calm Mind. Come potete vedere, la spread dell'effort value cambia, perché passa da un banale 252-52, che peraltro, scusatemi se faccio un passo indietro, nel caso precedente qua noi si può semplicemente anche andare a giocare e andare a muovere quella velocità come più ci fa comodo. Esempio stupido: se Dragapult diventa un Pokémon particolarmente utilizzato, allora noi andiamo a fare 107 così sotto Tailwind, si arriva a 214, si supera Dragapult che ha 213, bla bla bla. Quindi qui attingete pure un po' dall'attacco speciale, un po' da IPS, per andare a aggiustare quella velocità lì, che già di per sé con 95 vi permette di superare Pokémon come ad esempio Incineroar. Bisogna vedere la piega che prenderà Rillaboom in velocità, perché se verrà ancora giocato 105, allora forse può valer la pena andarsi a giocare il Raging Bolt, il Furia Tonante sui 106-107, così si supera sia Dragapult sia Rillaboom non sotto Tailwind. Insomma, è un meta chiaramente che ha ancora da nascere, perché partirà il primo di gennaio, verrà implementato nei Battle Spot il primo di gennaio, quindi parlare di spread di velocità è ancora un po' prematuro, però intanto possiamo, e in questo video ovviamente è quello che dobbiamo fare, andare a fare qualche prediction. Detto questo, tornando sul secondo set, abbiamo un set più calmandoso, sparisce la Protect, sparisce la Meteora in virtù di un Dragon Pulse, perché se io voglio andarmi a aumentare l'attacco speciale non me lo voglio andare a droppare di Meteora, alla fine se sono a più uno mi può anche andare bene come Firepower una Dragon Pulse o un Fulmine con avanzi, e qui si rosicchia tanto dall'attacco speciale, si mantiene la bulk garantita da IPS, dai pieni IPS da 252, si va a aumentare anche difesa speciale per andare a massimizzare anche quello che è un più uno, non solo in attacco speciale ma anche in difesa speciale, così che si va proprio a sfruttare appieno questa mossa. E poi, come potete vedere, 104 speed, 104 in realtà non serve neanche granché, come detto forse il meglio è 107, io avevo dato 100 per avere il primo bump in attacco speciale, forse il secondo, ma insomma un bump in attacco speciale a Raging Bolt. E qui Thunderclap, Thunderbolt non possono mancare. Non date solo Thunderclap Saetta come mossa elettrica, dateli sempre anche un'altra mossa elettrica, perché sennò rischiate di avere un Raging Bolt spuntato, e soprattutto non create quei mind game che volete andare a creare sull'avversario, perché se avete solo Thunderclap l'avversario può anche cercare di giocarvi intorno leggendovi la psiche e non andando mai a prendere una mossa elettro, non andando mai a fare magari qualche attacco, nel mentre vi lavora ai fianchi con i Pokémon ai lati, e la cosa secondo me non è gradevole. Qua per i più attenti, non solo avanzi, che chiaramente in questo set che può essere figo con un Rillaboom che mette anche il campo erboso, che gli garantisce quindi, non avendo la Protect, a Raging Bolt un più 12% di recupero PS, 6 di avanzi, 6 di campo erboso, un fake out anche proprio di Rilla stesso per cercare di aiutare il setup di questo Pokémon, nonché anche fare una buona coverage elettro più erba, mettere anche il campo e quindi proteggervi da la terremoto, che comunque in questi meta recenti non è la mossa terra, è Stomping Tantrum, ma vabbè, c'è anche quello. I più attenti, stavo dicendo, avranno notato anche la Tera, che passa da Tera Elettro a Tera Fairy. La Tera Fairy forse può essere la Tera migliore per questo Pokémon, per andare un gocciolino a togliersi le debolezzine e andare anche, per esempio, a prendersi una Tera che contro Iron Hands può limitarlo nel recupero PS di Drain Punch e permettervi anzi in realtà di poter continuare a setappare di Calm Mind. È una Tera abbastanza neutra, la Tera Fairy, quindi
Tarabaralla ci potrebbe stare, gergo tecnico. Terzo set è un terzo set che vi propongo, proprio perché solitamente per tradizione vi propongo tre set, però è sempre il set più sbarazzino, è sempre il set più stiracchiato, quello proprio veramente che ci sta meno, eh? Devo essere onesto con voi, quello più per il content, come si suol dire. Si potrebbe anche provare Specs. Si potrebbe anche provare Specs perché a Volswitch, perché comunque l'attacco speciale c'è, Meteora, Volswitch, anche Thunderclap Specs, dice è vero, sì, vi bloccate, però magari in un late game entra un Thunderclap Specs, fa particolarmente male, e magari anche una Terra Blast. Io qui vi ho messo Terra Fire, qui ce ne freghiamo del fatto che si Terra Fire e che quindi si mantiene la debolezza tipo Terra proprio, però può essere a maggior ragione un po' come un protosintesi, quindi da giocarsi anche magari sotto sole un qualcosa che possa assolutamente essere super super valido. A proposito di protosintesi, dato che qui stiamo a parlare in maniera molto pindarica un po' di tutte le cose, sul primo set Booster Energy è buono, per l'amor del cielo, però vi giocate, se lo giocate in un contesto di protosintesi, il doppio boost, perché chiaramente vi andate a giocare protosintesi con il sole, poi giocate senza oggetto, poi finisce il sole, parte Boost Energy. Qui considerate anche una gustosissima Life Orb, tanto, sì, 10%, sti granché hits, perché poi se avete protosintesi, il sole, avete la Life Orb e poi un aumento dell'attacco speciale dettato dal sole, che può diventare veramente, veramente mortifero. Ripeto, è un po' un cubettino di Rubik, voglio che però abbiate ben chiaro il concetto di quello che può fare e di quali devono essere i punti fissi. I punti fissi secondo me sono ovviamente Thunderclap, ovviamente anche la Thunderbolt e la mossa assolutamente Drago. Terra Blast, come detto, tornando sul set Specs, con Meteora, Volswitch anche, vedete c'è un'altra mossa elettro, non è fulmine, è Volswitch anche magari per turnare, che con Incineroar può non essere male. Altre opzioni per concludere per quanto concerne questo Pokémon, abbiamo Ancient Power, Electroweb non è molto sfruttabile perché non è un Pokémon molto veloce, a quel punto perché fa speed control quando posso killare. Poi Weather Ball anche può essere figa, con appunto il Sun, la Rain, insomma quello che volete, a Snarl, però non me lo giocherei, ecco, con Snarl, e c'ha Solar Raggio se volete fare anche proprio i tamarri, vedete Solar Beam nel caso vogliate giocarlo appunto sotto sole, però ripeto, don't try this at home, come dicevano su Italia 1 ai tempi dei tempi, il sabato mattina. Detto questo, io chiaramente vi prometto molti altri tech, arriveranno nei prossimi giorni, ma penso anche proprio nelle prossime ore anche altri tech, non solo su Incineroar, non solo su Raging Bolt, sull'Entei Paradox, ma anche su Hydreppol, insomma su altre cosine un pochino più marginali forse e particolari che dobbiamo ben mettere a fuoco. Mi raccomando, scoppiate di mi piace e di iscrizione a questo canale, io vi mando un bacetto, un abbraccetto, spero che questi tech, come sono sempre stati anche a questo giro, possano esservi utili per tornare a giocare con sullo sfondo una novità che sa di spoiler, che ancora non vi dico perché anno nuovo stiamo preparando per voi un qualcosina. Per quanto riguarda il Discord e in maniera legata a doppio filo anche il canale Twitch, per permettervi di giocare meglio e non solo in Battlespot. E qui mi fermo. Ciao a tutti ragazzi.